Ultima puntata del viaggio. Vi racconto la costa occidentale dell'Istria. Partiamo da Pola, Pula in croato. È la città che ha conservato maggiormente le tracce dei suoi primi conquistatori, ovvero i romani. L'anfiteatro romano è quello che indubbiamente colpisce di più. È il sesto più grande al mondo e fu voluto da Augusto nel primo secolo d.C., poi ingrandito da Vespasiano per ospitare fino a 23.000 spettatori. Alto 32 metri, è l'unico anfiteatro al mondo a tre ordini, due ad arcate e uno ad aperture quadrate. Ancora oggi ospita concerti e nel 1981 si tenne anche Giochi senza frontiere. La cosa che più sorprende è questa. Come mai l'Arena di Pola non è tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO? La causa sono i restauri eseguiti negli anni 80 che non seguirono lo stile architettonico, andandolo così a snaturare. Ma non solo. Si narra che i sotterranei siano stati adibiti anche per un locale a luci rosse, oggi fortunatamente sostituito da un museo. Dove i romani posero il foro cittadino, oggi è sorta la piazza di Pola. È rimasto però al fianco del palazzo comunale il Tempio di Augusto, anch'esso del primo secolo d.C. Dalla piazza poi parte la via dei Sergi, che porta all'ultimo grande monumento romano, l'Arco dei Sergi. A parte questi monumenti romani, la città non ha avuto altri importanti lasciti dai periodi successivi, a parte la cattedrale costruita nel periodo veneziano e il porto nato sotto il periodo austriaco. Proprio intorno al porto si sviluppa la recente storia italiana a Pola. Con l'avvento del fascismo, Pola e il porto subirono un decadimento. Il porto tornerà in auge solamente nel 1947 grazie ai cantierini monfalconesi, che, come a Fiume, si trasferirono sebbene il territorio entrasse a far parte della Jugoslavia e la maggior parte degli italiani fosse in fuga. Sempre dal porto di Pola, infatti, migliaia di italiani lasciarono via nave l'Istria alla volta di Venezia e Ancona, quando il Trattato di Parigi destinò la città a Tito. Tra questi anche Sergio Endrigo e, qualche anno più tardi, Lidia Bastianich, la madre di Joe. Di questa triste vicenda è bene ricordare anche l'accoglienza che gli esuli ricevettero. Ingiustamente considerati come fascisti che scappavano, vennero attaccati dai comunisti italiani. Il caso più eclatante fu quello del treno della vergogna. Il 17 febbraio 1947 arrivarono ad Ancona centinaia di esuli che, a causa degli attacchi ricevuti dai militanti di sinistra, furono indirizzati con carri merci alla Spezia. Il giorno seguente arrivarono a Bologna, dove era pronta la Croce Rossa, con pasti caldi, ma i sindacalisti e iscritti al Partito Comunista gettarono il tutto nella spazzatura, riversarono il latte sui binari, sputarono e presero a sassate gli istriani. Oggi, a ricordo di questa vergogna, è posta una lapide alla stazione di Bologna. A pochi chilometri da Pola si trova la graziosa cittadina di Fasana, gioiello costruito dai veneziani. Da qui è possibile raggiungere in traghetto le isole Brioni. Le Brioni sono un arcipelago di 14 isole che dal 1983 è diventato parco naturale.
abbiamo Brioni Maggiore e Brioni Minore, le uniche due visitabili. Poi c'è Vanga, Cosada, Gallia, Gaza, Gronghera, Madonna del Deserto, Orsera, San Girolamo, San Marco, Toronda, Zumpin Grande e Zumpin Piccolo. I primi conquistatori dell'isola non furono i romani, ma i dinosauri. Sul molo, infatti, è possibile vedere una delle 200 orme di terapodi, che sono dei carnivori della famiglia del tirannosauro, che sono state trovate sull'isola. La cava e i resti delle ville romane raccontano la storia antica dell'isola. Romani e veneziani utilizzarono le isole per estrarre la pietra d'Istria, prestigiosa roccia usata in numerosi monumenti come il ponte di Tiberio a Rimini. L'isola venne abbandonata dai veneziani a causa della malaria. Fu Paul Kupelwieser a comprare l'arcipelago nel 1893. Chiese a Robert Koch, uno dei famosi fondatori della microbiologia, di studiare la malaria per debellarla. Capendo che veniva trasmessa dalla zanzara anofele, con l'aiuto del forestiere Zuffar, Koch riuscì a debellare la malattia dall'arcipelago, permettendo così alle Brioni di diventare un luogo di villeggiatura per l'elite del primo Novecento. Le isole però divennero ancora più famose nel secondo dopoguerra. Tito ne fece la sua residenza estiva e qui accolse politici di tutto il mondo. Volete un po' di nomi? Io vi avviso, non sono tutti personaggini immacolati. D'altronde abbiamo visto che anche Tito si è macchiato di diversi crimini. Ho Chi Minh, Eleanor Roosevelt, Nikita Khrushchev, Nasser d'Egitto, Sukarno d'Indonesia, Gheddafi, Indira Gandhi, Yasser Arafat, la regina Elisabetta, Fidel Castro, Che Guevara, Leonid Brezhnev, re Paolo I di Grecia, Nicolae Ceausescu, re Olaf di Norvegia, Reza Pahlavi, Margherita regina di Danimarca, Aldo Moro, la passionale Barrurri. Questi sono i politici più famosi. E poi Valentina Tereshkova, Sofia Loren e Carlo Ponti, Gina Lollobrigida, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Alberto Moravia. A Brioni Maggiore fece anche costruire uno zoo safari, comprendente gli animali regalati da molti di questi capi di Stato. Si va dalle zebre guineane alla mucca sacra regalata da Nehru, dalle antilopi dello Zambia agli elefanti regalati da Indira Gandhi. Ma non fu solo una semplice residenza estiva per incontri informali tra governanti o una location glamour per attori. Alle Brioni fu siglato un atto importante della Guerra Fredda, ovvero la Dichiarazione di Brioni. Questo documento, firmato da Tito, Nehru, primo ministro indiano, e Nasser, presidente egiziano, fu la base su cui nel 1961 venne creato il movimento dei paesi non allineati, ovvero quei paesi che si dichiaravano neutrali nello scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Dal 1961 ad oggi si sono uniti 120 stati, tra cui anche regimi dittatoriali come l'Iraq di Saddam, il Cile di Pinochet, lo Zimbabwe di Mugabe, la Corea del Nord di Kim Jong-un. Insomma, anche se neutrali, non tutti hanno una reputazione immacolata. Alle Brioni fu siglato anche l'accordo di interruzione delle guerre serbo-slovena e serbo-croata. Mentre per la Slovenia fu sostanzialmente il passo per ottenere l'indipendenza, per la Croazia fu solamente una posticipazione della guerra che divamperà qualche mese dopo e che durerà fino al 1995. Riprendiamo il traghetto e ci spostiamo a nord, verso le due città che forse racchiudono meglio lo spirito dell'Istria non industrializzata e votata al turismo. Partiamo da Parenzo.
La città e la sua storia si possono riassumere in tre luoghi cardine: il Decumano, la Basilica e il Lungomare. Il Decumano è la via principale della città, l'arteria che percorre l'intera lunghezza della penisola. Abbellito dai numerosi palazzi di origine veneziana, il Decumano è rimasto dai tempi della fondazione della città da parte dei Romani. Lungo il Decumano sono rimaste anche alcune abitazioni tradizionali istriane, che è possibile osservare passeggiando. A nord del Decumano troviamo la Basilica Eufrasiana, l'unico sito UNESCO e il primo antico tempio cristiano dell'Istria. Il complesso, composto dalla basilica, dall'atrio, dal battistero, dall'oratorio e dal ciborio, fu costruito nel VI secolo sulla casa di San Mauro, primo vescovo di Parenzo e martire. È un capolavoro dell'arte bizantina, con mosaici nella basilica di poco successivi rispetto ai mosaici di Ravenna. A sud del Decumano, invece, vi è il porto e il lungomare. È il simbolo del turismo che fu portato dalla nobiltà asburgica. Nel 1866, infatti, l'arciduchessa Stefani fece conoscere la città entrando nel porto con il suo yacht. Se capitate in un periodo di bassa stagione, come nel mio caso essendo dicembre, potete divertirvi anche a fare birdwatching con i gabbiani. O a inseguirli. Dipende da quanto siete matti. Nella classifica del turismo, dopo Parenzo c'è Rovigno. Rovigno è un mix di pesca e arte. La città infatti nacque come villaggio di pescatori e il porto è costellato di barchette. Molte oggi sono barche nuove, ma qua e là è possibile scorgere anche le batane, barche tipiche a fondo piatto, diffuse specialmente in Romagna, nel nord delle Marche e nel Ferrarese. Tale è il legame con la pesca che Rovigno ha dedicato un museo a questo tipo di barche storiche. Altra particolarità che ricorda molto la Romagna è l'uso della Z. Se in Romagna pronunciamo la Z come una S, a Rovigno sostituiscono direttamente la Z con la S. Ma non finisce qui. Nel XVII secolo i veneziani costruirono la basilica in cima al promontorio da cui è possibile vedere un bellissimo panorama. Il campanile fu costruito prendendo a modello il campanile di San Marco a Venezia. Ora, poiché il campanile di San Marco è stato costruito usando come modello il campanile di San Mercuriale di Forlì, per la proprietà transitiva, il campanile di Rovigno è basato sul campanile di Forlì. Come dicevamo, l'altra particolarità è l'arte. Caratteristica di Rovigno, infatti, è la grisia, la stretta via che si inerpica per il promontorio fino alla basilica e che espone ad ogni angolo botteghe di artisti locali. Il viaggio alla scoperta di questa travagliata terra è giunto al termine, come è giunto al termine anche l'anno solare. In piazza c'è il concerto dei Pirliavo Casaliste, una sorta di Pucroati.
Forse è arrivato il momento di festeggiare non solo il nuovo anno, ma la fine di tante sofferenze che questa regione ha vissuto. Forse è arrivato il momento che questa terra di vento e fuoco non veda più il fuoco della guerra, ma solo quello dei fuochi d'artificio. Oh, 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 oh.